Progetto numero 4, pagamento degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, possibilità di rateizzazione per gli studenti e gestione degli orari scolastici degli autobus. Interroga il consigliere Meloni, risponde l'assessore Melasecca e Germini. Vi ricordo il rispetto dei tempi, 3 minuti per l'illustrazione, 3 minuti per la risposta. Prego, consigliere Meloni. Grazie Presidente, ma questo è il terzo anno qui torno sullo stesso argomento, ci torniamo sempre purtroppo sia nelle proposte che nelle azioni a scuola iniziata o perlomeno al 50% degli studenti che sono già rientrati in aula, e lo facciamo insomma per la terza volta per la questione degli abbonamenti scolastici che riguardano sia l'elevato costo che grava sulle famiglie sia la rateizzazione. Ovviamente l'anno scolastico, diciamo, il costo degli abbonamenti grava pesantemente sul costo delle spese scolastiche delle famiglie, si passa da 296 euro per la tariffa urbana a oltre 400 per quella extraurbana, rendendolo una delle più elevati livelli di spesa scolastica a livello nazionale. Inoltre anche nel sito di Bus Italia c'è questa anomalia nel quale, diciamo, si comunicano gli orari dei bus scolastici soltanto a partire dall'11 settembre, nonostante molte scuole, come sappiamo, del capoluogo abbiano iniziato ieri. Ora, il prezzo dell'abbonamento dell'Umbria, nonostante sia fermo sostanzialmente dal 2013, e questo rimane un dato importante, ma comunque rimane sempre fuori mercato rispetto a molte città italiane che hanno degli abbonamenti proprio calmierati, anche città metropolitane, che vanno dai 50 ai 60 euro all'anno, in alcuni casi addirittura gratuite. Si evidenziano per esempio i casi della regione Toscana, della regione Campania, dove il trasporto pubblico per gli studenti è gratuito, oppure nell'Emilia Romagna, dove gli studenti con un ISEE inferiore a 30.000 euro viaggiano senza alcun costo. Tra l'altro tutte questioni che noi abbiamo sollevato almeno negli anni post pandemia. In Umbria sappiamo bene che molte delle scuole, ovviamente non parlo delle superiori, ma sono distribuite anche alcune superiori importanti, sono distribuite in centri urbani molto lontani dai piccoli comuni. E ribadisco sempre che 57 comuni su 92 sono aree interne, quindi sostanzialmente molto, molto lontani dai principali servizi, tra cui anche quello delle principali scuole. E qualche giorno fa poi abbiamo appreso tramite i giornali della questione della rateizzazione. Prima c'era la trattativa, adesso sembra che sia stata fatta, però soltanto per chi spende oltre i 400 euro, e anche questo diventa discriminatorio per una parte degli studenti. Ora, quello che noi chiediamo, diciamo anche nel post pandemia, a settembre del 2022 chiedevamo una rateizzazione degli abbonamenti del trasporto pubblico. Oltre avevamo chiesto anche ad alzare a 30.000 euro l'ISEE per accedere al contributo per l'acquisto dei libri di testo, e a parte, come dire, gli enunciati o qualche bonus, tutto è rimasto invariato. Riceviamo dalle famiglie ovviamente richieste di portare avanti queste Meloni, nostre tempo. Istanze, perché, ripeto, è difficile comunque, Presidente, parlare, ormai sono diversi consigli che non si riesce a fare un ragionamento compiuto perché in aula c'è confusione, e quindi penso che è difficile anche poi ascoltare. Chi c'è? Sento un disastro, ho capito, però. E diciamo che rispetto anche all'abbonamento scolastico e quindi anche a quelle che sono le trattative in corso con Bus Italia o a quelle che sono le, diciamo, progettualità future rispetto a questo tema, i genitori comunque ci continuano, comunque le famiglie, a chiedere perché il servizio scolastico non inizi, insomma, con l'inizio delle lezioni per tutti, che esiste un servizio scolastico dedicato agli studenti che non è purtroppo dedicato e che sta anche fuori dall'inizio delle lezioni, e poi
anticipo adesso magari un'interrogazione che sarà prossima, in Umbria ci abbiamo anche la questione legata ai doppi abbonamenti e quindi queste sono le questioni che poniamo per il terzo anno all'assessorato. Grazie. Grazie consigliere Meloni, prego assessore Melasecche per la risposta. Come noto, il gestore Busitalia, su richiesta della regione, pressante della regione, dava in passato la possibilità agli studenti di rateizzare gli abbonamenti scolastici, ma negli ultimi anni, in una prima fase, ha negato questa possibilità in conseguenza dei mancati introiti relativi ai pagamenti delle rate successive alla prima rata degli utenti. E non solo, rispetto anche ad una evasione generalizzata che noi abbiamo ereditato da un passato in cui era politicamente corretto non pagare il biglietto. Questo è stato in qualche modo da parte di questa giunta combattuto, perché era un sistema che andava a far carico di tutti gli altri utenti il fatto che molti evadevano. C'è stato un recupero rilevante e comunque la situazione è andata migliorando notevolmente. Ciò nonostante, sempre su richiesta della Regione, è stata comunque offerta la possibilità di rateizzare i costi per gli abbonamenti mediati il metodo PayPal. Quest'anno Busitalia, con nota del 21 agosto, comunicava l'intenzione di sostituire il metodo PayPal con quello pressoché equivalente denominato ScalaPay, chiedendo però alla Regione di contribuire ai costi da sostenere, circa 30.000 euro, per l'implementazione di questo nuovo sistema di pagamento. Il servizio regionale competente in materia di TPL, da un esame della proposta di Busitalia, ha verificato che il metodo di pagamento ScalaPay proposto non comporta alcun beneficio sostanziale per l'utente rispetto a PayPal, sia in termini economici, sia riguardo alla semplificazione della procedura di acquisto dell'abbonamento, in quanto in entrambi i casi l'utente può comunque rateizzare il pagamento senza costi aggiuntivi e comunque ottenere questo beneficio deve registrarsi anche nella piattaforma informatica del gestore del metodo di pagamento e fornire i dati relativi alla propria carta di credito. Si è ritenuto pertanto inutile sostenere dei costi per l'introduzione del metodo ScalaPay per l'acquisto degli abbonamenti scolastici online, perché è equivalente al PayPal, che è a costo zero per la Regione e per gli utenti. Questa decisione è stata comunicata a Busitalia il 27 agosto e successivamente, con nota in data 4 settembre, il gestore ci ha informato di aver comunque proceduto con l'adozione dello ScalaPay nel contesto dell'imminente campagna di comunicazione riguardante gli abbonamenti scolastici proposta come iniziativa promozionale offerta da Busitalia. Circa l'anticipazione dell'entrata in vigore degli orari scolastici degli autobus al 9 settembre, non è stato possibile gestire tale richiesta con il gestore Busitalia a causa delle tardive e disomogenee decisioni assunte nel merito dai vari istituti scolastici. Non è possibile che gli istituti scolastici decidano autonomamente, al di là dell'ufficio regionale scolastico, senza preoccuparsi minimamente delle conseguenze che ne derivano per il trasporto degli studenti, ma devono unire tutte le proposte, informare l'ufficio scolastico regionale, che non dipende ovviamente dalla Regione ma dal Ministero, e aprire una trattativa al meglio, ricordando sempre che i trasporti urbani competono ai comuni, i trasporti extraurbani competono alle province, pur avendo la Regione sempre dato la propria disponibilità al raccordo migliore. La Regione si è attenuta pertanto a quanto disposto con il calendario scolastico regionale ufficiale che promana proprio dall'ufficio scolastico dipendente dal Ministero. Riguardo alla revisione delle tariffe per gli abbonamenti scolastici, al fine di garantire una maggiore sostenibilità economica per le famiglie, è opportuno evidenziare il beneficio conseguente già al mantenimento delle stesse dal 2013 ad oggi. Sono passati anni, anni e anni di inflazione e il fatto che oggi siano le stesse tariffe di molti anni fa vuol dire che in termini reali le famiglie pagano molto meno.
È opportuno inoltre ricordare le agevolazioni già messe in atto per gli studenti universitari, unica misura in Italia di quel tipo che consente agli studenti universitari, al di là dell'eventuale bonus statale trasporti, con 5 euro al mese di avere la possibilità di viaggiare gratis su tutti gli autobus, sul mini metro, sulla ferrovia centrale Umbra e sul sistema di trasporto ettometrico di Orvieto. Tale iniziativa ha richiesto un importante impegno finanziario e quindi al momento è impossibile poter estendere questo tipo di agevolazione ad una platea più vasta, per la quale noi saremmo ampiamente favorevoli, per la semplicissima ragione che occorrono milioni, milioni e milioni che chiedono i gestori, per cui non è ad oggi possibile, tenendo conto peraltro che la Regione dell'Umbria, questa giunta, non ha aumentato in 5 anni di un euro tutte le entrate, quindi parliamo del bollo, parliamo delle addizionali regionali, parliamo quindi di tutti gli introiti della Regione. Quindi ad oggi questa è la situazione, riteniamo di aver fatto il massimo del possibile su questo fronte. Grazie. Grazie Assessore Melasecche, do la parola al Consigliere Meloni per la replica. Ma sono un po' imbarazzata veramente Assessore da questa risposta che mi dà, perché allora punto A, questo è il terzo anno che sulla questione legata a costi e rateizzazioni lei mi dà la stessa risposta, cioè in Umbria i cittadini sono insolventi e quindi non si può rateizzare, come chi era appunto, però siamo arrivati comunque all'11 settembre e la risposta, ok, intanto quanti sono, perché voi continuate a dire molti non pagano il biglietto, non pagano l'abbonamento, quanti sono questi molti? È il terzo anno che questi molti rimangono molti. Poi rispetto alle scelte che fanno le altre regioni, soltanto i cittadini umbri non pagano il biglietto e l'abbonamento? Cioè io rispetto agli abitanti della regione Toscana o dell'Emilia Romagna o della Campania, vorremmo dire che in Umbria c'è più insolvenza perché siamo più indisciplinati, oppure non voglio usare altri termini. A me sembra che questa risposta è proprio ridicola, Assessore, me lo permette, è la terzo anno che me lo dà. Tra l'altro a mezzo stampa 2 settimane fa era uscita proprio una nota dove si diceva che nel recupero di questi anni anche delle insolvenze del chi non pagava abbonamenti e biglietti si sarebbe andati nella direzione di tornare alla rateizzazione, che graverebbe meno rispetto alle famiglie che magari hanno 2 figli con 2 abbonamenti da 400 euro l'uno più tutte le altre spese connesse all'attività scolastica e sportiva. Punto A, ancora non abbiamo saputo niente. Punto B, PayPal, cioè noi mettiamo in campo un sistema informatico che sappiamo già come funziona, perché non è uno strumento nuovo da una settimana. Cioè noi oggi noi il 27 agosto, dopo aver messo in piedi un sistema che dice alle famiglie come si deve pagare, sapendo già che quel sistema ha quei vincoli, il 27 agosto, cioè 10 giorni prima che inizia la scuola, diciamo no, ci siamo sbagliati, andiamo su un'altra roba. Cioè follia. Questo avviene soltanto quando c'è un'inefficienza totale. Perché che PayPal funziona in un certo modo si sa già, perché lo già si usa nei pagamenti per altre questioni. Quindi il 4 di agosto decidiamo che esiste un'altra modalità di pagamento, quando si sa da 2 mesi che la scuola inizia l'11 di settembre per il 50% e il 9 per l'altro 50%, però non organizziamo nemmeno il trasporto scolastico. C, l'ufficio scolastico regionale. Ma dipende dal Ministero, ma chi ci deve parlare se non le istituzioni, se non l'assessorato competente con l'USRR? Chi ci deve parlare? Il sindaco di turno? A volte diciamo che dobbiamo centralizzare le responsabilità e ognuno deve fare la sua parte, a volte lasciamo liberi i cittadini, i sindaci, gli amministratori locali di dire affari vostri, l'USR dipende dal Ministero e quindi noi ci tiriamo fuori. Ma la delega all'istruzione nella Regione di chi è? Del comune? Ecco. Dopodiché la questione del 2013 l'ho tirata fuori io dicendo che i prezzi sono calmierati dal 2013, quindi bene,
ma comunque erano fuori mercato anche nel 2013. E inoltre dal 2013 al 2024 è passata un'era geologica, sono successe molte cose, la società si è indebolita, si è infragilita e lo vediamo dalle numerose difficoltà che vivono le famiglie. E poi c'è stata una pandemia globale che non è indifferente, che forse avrebbe dovuto far rivedere anche le scelte, anche sulla scuola, dove ricordo che l'Umbria è passata negli ultimi 5 anni da un dato di dispersione scolastica dell'8,6 al 12%. Che cosa stiamo facendo per recuperare quegli studenti? Allora, è inutile che facciamo le interrogazioni su temi che toccano la carne viva delle persone tutti i giorni e ho le stesse risposte di 3 anni fa. Perché è inaccettabile, ma poi peraltro risposte che non stanno né in cielo né in terra. Insomma, perdonatemi, ma un minimo di rispetto c'è anche per chi dà delle risposte, a chi in quest'aula ha fatto sempre battaglie anche giuste e corrette. Lei assessore dice così, tanto chi se ne frega. No, mi dispiace, sapendo lei stesso che mi ha dato delle risposte che sono proprio inaccettabili. Meglio che mi avesse detto, guarda, vedi la risposta dell'anno scorso. Grazie consigliere Mancini. Oggetto numero 6, intendimenti della giunta regionale verso presupposte violazioni delle indicazioni contenute nel piano regionale dei rifiuti dell'avviso pubblico per la progettazione, realizzazione e gestione dell'impianto di incenerimento. Interroga il consigliere De Luca. Prego consigliere, a lei la parola per l'illustrazione dell'atto. Risponde l'assessore Morroni. Grazie presidente. Ma con questa interrogazione noi vogliamo fare definitivamente chiarezza in merito a delle palesi incongruità che si sono verificate negli scorsi mesi in merito alla decisione da parte di Auri di procedere l'ultimo giorno utile prima del cambio oltretutto dei vertici di Auri con la pubblicazione del bando per la manifestazione di interesse per la realizzazione del nuovo inceneritore. L'incipit in cui voglio chiarire definitivamente alcune, della disinformazione che è stata fatta nelle scorse settimane. Questa giunta regionale ha ampliato per 1 milione di metri cubi nel 2021 le discariche umbre. Quindi questa è una questione indiscutibile. Che cosa è successo? Noi abbiamo approvato un piano dei rifiuti che io ovviamente, come sapete, non ho sostenuto ed approvato. Questa assemblea legislativa ha deciso di perseguire questa strada, voi del centrodestra, e all'interno di questa strada c'erano un cronoprogramma, degli impegni precisi per rendere sostenibile questa strada che doveva essere intrapresa. Se lo ricorderà bene l'assessore Morroni, perché ci sono oltretutto anche le registrazioni di commissione, le mie insistenti domande in merito ai tempi di realizzazione dell'inceneritore. Questo perché? Perché ogni anno noi abbiamo un quantitativo di conferimenti in discarica di rifiuti. Allo stato attuale, che è lo stato praticamente zero, ovvero non è stato fatto nulla, ci ritroviamo con il conferimento di circa il 40% dei rifiuti in discarica. Se noi andiamo a proiettare questa situazione tal quale nei prossimi anni, è evidente che ci ritroviamo con l'emergenza discariche. Un'emergenza discariche causata proprio dalla inerzia e dalla mancanza di azione, diciamo, che si è procrastinata fino ad oggi. Che cosa è successo? È successo che quindi c'era una proiezione che vedeva l'entrata in funzione dell'inceneritore al 1 gennaio 2028 e che quindi avrebbe dato a questa regione un'autonomia sufficiente di alcuni quantomeno anni per poter conferire ogni anno, perché anche questo va chiarito, non esiste un inceneritore senza discarica che possa quindi sostenere le 60.000 tonnellate, questo è scritto all'interno del piano dei rifiuti, che ogni anno dovrebbero essere conferite.
Che cosa è successo? È successo che con il bando della manifestazione di interesse Auri ha scelto unilateralmente di venire meno a questo cronoprogramma e di procrastinare, in contrasto a quelle che erano le previsioni, ripeto, di pianificazione di questa regione, di procrastinare al 1 agosto 2029 l'entrata in funzione di questo impianto. È evidente che questa, diciamo, decisione rispetto al vostro cronoprogramma ha una sola e semplice conseguenza, ovvero che il giorno dopo l'entrata in funzione, diciamo, eventuale, sciagurata di questo nuovo impianto, noi ci ritroveremmo con l'emergenza di scariche e dover, diciamo, mandare rifiuti all'estero. O ovviamente realizzare una nuova discarica e quindi, con la previsione del vostro, previsione del nuovo inceneritore, realizzare una nuova discarica. Concludo, Presidente. Ecco. Però, visto le tempistiche delle interrogazioni precedenti, sì, è evidente come noi ci siamo ritrovati, oltretutto, una manifestazione di un bando della manifestazione di interesse che rende facoltativo la realizzazione del teleriscaldamento, venendo quindi meno tutte le, voglio dire, tanto decantate proprietà di ambientali del famoso scenario 1 nei confronti dello scenario CSS, dello scenario recupero di materia. Ovviamente rivede oltretutto anche una, non vincola in alcun modo il piano finanziario, cioè all'interno del bando per l'amministrazione di interesse non viene in alcun modo, diciamo, vincolato un piano finanziario. Il piano finanziario è previsto all'interno del piano dei rifiuti, questo perché ovviamente era insostenibile. Quindi ci troviamo di fronte a una decisione unilaterale da parte di Auri che va in totale contrasto con quelli che erano i, diciamo, punti di, oltretutto, forza su cui si reggeva questo piano dei rifiuti, incentrato ovviamente sull'inceneritore. Quindi avete scelto di perseguire questa strada e poi ci state portando dentro il baratro. Quindi si interroga ovviamente l'assessore Morroni per sapere se e come la giunta regionale intenda far fronte alle significative conseguenze delle decisioni di Auri che, contravvenendo a quanto deliberato dallo stesso Consiglio regionale nell'avviso pubblico citato in premessa, ha deliberatamente posticipato di 20 mesi l'entrata nella fase regime del piano regionale dei rifiuti, con la conseguente necessità, entro i prossimi 5 anni, di un ulteriore ampliamento delle volumetrie delle discariche ombre e dell'individuazione di una nuova discarica. Se quindi, alla luce della presa d'atto dei cambiamenti sostanziali apportati da Auri, si ritenga di aggiornare formalmente il piano dei rifiuti prima di procedere con qualsiasi altro adempimento, facendo piena luce e attuando massima trasparenza sui costi dell'impianto di incenerimento e le relative tariffe di conferimento che nell'attuale piano regionale dei rifiuti sono ampiamente e clamorosamente sottostimate, inducendo ingannevolmente a pensare che possano apportare un risparmio per la collettività. Grazie consigliere De Luca, do la parola all'assessore Morroni per la risposta. Mi raccomando il tempo, assessore Morroni. Grazie Presidente. Già goduto di un benefit per oggi. Laconico. La risposta è no, consigliere De Luca. Non c'è alcuna contravvenzione a quanto deliberato dall'Assemblea legislativa e la Giunta regionale non ha alcuna intenzione di aggiornare il piano regionale di gestione integrata dei rifiuti. Auri ha dato regolare e concreta attuazione al piano regionale adottato dalla Giunta con la deliberazione del 2 novembre 2022 e approvato dall'Assemblea legislativa con deliberazione numero 360 del 14 novembre 2023. Al punto 4.3.5 della relazione generale, impianto di incenerimento con recupero energetico, il piano stabilisce che entro 4 mesi dall'approvazione del piano, Auri avvia la procedura per la progettazione, realizzazione e gestione
dell'impianto. Affida la realizzazione dell'impianto entro 18 mesi dall'approvazione del piano, che dovrà avvenire poi nei successivi 30 mesi. Auri, in conformità al nuovo codice degli appalti, decreto legislativo 31 marzo 2023, numero 36, ha pubblicato in data 19 luglio 2024 un avviso pubblico per la sollecitazione di proposta a iniziativa privata in luogo dell'avviso di manifestazione di interesse previsto dal piano al punto sopra richiamato. In estrema sintesi, sulla base del vecchio codice, il soggetto interessato avrebbe dovuto presentare soltanto un'idea progettuale, ovvero un progetto preliminare. Ora, con il nuovo codice, l'operatore economico è tenuto a presentare il progetto di fattibilità tecnico-economico, la bozza di convenzione, il piano economico-finanziario ed infine una dettagliata relazione esplicativa delle caratteristiche di tutti i servizi. Non si tratta quindi di un deliberato ritardo, anche perché non si comprende a vantaggio di chi o di che cosa, ma di un semplice slittamento delle operazioni previste a causa del dovuto adeguamento alle nuove disposizioni in materia di contratti pubblici, per il quale si sono resi necessari maggiori tempi di predisposizione dell'avviso da parte di Auri, si sono previsti maggiori tempi per la presentazione della documentazione da parte degli operatori economici interessati. Le innovative disposizioni di legge, come spesso accade per materie complesse, hanno determinato, in aggiunta al ritardo nell'approvazione del piano, lo scostamento dalla tabella di marcia indicata nel piano stesso, che prevedeva l'entrata in esercizio dell'impianto alla data del 1 gennaio 2028. Tale scostamento non pregiudica la buona riuscita del piano, tantomeno determina la necessità di ulteriori ampliamenti delle discariche esistenti o l'apertura di nuove discariche, consigliere De Luca. Differentemente da quella precedente, questa amministrazione regionale ha chiuso inderogabilmente 3 discariche al 1 gennaio 2024 e contemporaneamente ha messo in sicurezza il sistema regionale di smaltimento, cosa che non era in precedenza, per un periodo sufficientemente lungo, anche ove si dovesse registrare un esaurimento della capacità delle 3 discariche autorizzate, anticipato rispetto a quello previsto per il lontano 2035. Non si può escludere peraltro che all'esito della sollecitazione al mercato fatta da Auri, gli operatori economici interessati possano presentare offerte che riducono anche i tempi di realizzazione dell'impianto, oggi previsti a 30 mesi dall'affidamento e quindi al 2029. Certo, per evitare nuove discariche, che tanto piacciono al consigliere De Luca, è necessario realizzare l'impianto di termovalorizzazione che non piace al consigliere De Luca. Solo all'esito negativo della procedura avviata da Auri si potrebbe rendere necessario modificare il piano, che ricordo ha ottenuto l'assenso della Commissione europea, che vigila sulla corretta attuazione della direttiva rifiuti. Non so se un ipotetico piano rifiuti, che prevedesse fantasiose promesse di riduzione di rifiuti, di raccolta differenziata al 90 o al 100%, di totale recupero o riciclo, di chiusura del ciclo senza discariche e senza inceneritori, avrebbe un giudizio altrettanto positivo dagli organi della Commissione. So che sarebbe una presa in giro, come lo fu l'aggiornamento del piano regionale del 2015, che prevedeva di bruciare il CSS combustibile derivante dal trattamento dei rifiuti dell'Umbria nei cementifici di Gubbio, per sopperire alla mancata attuazione del piano del 2009, che prevedeva di chiudere il ciclo con 2 inceneritori, uno nuovo da realizzare nel Perugino e uno esistente nell'area della Conca Ternana, consigliere De Luca. La mancata attuazione del piano del 2009 e dell'aggiornamento del 2015 ha comportato la ripetuta necessità di ampliare per ben 2 volte nel borgo di pochi anni le discariche regionali, fino a determinarne il loro potenziale esaurimento. No, consigliere De Luca, non c'è necessità di ampliare le discariche. Questa amministrazione non farà l'errore fatto dalle precedenti amministrazioni.
prima le decisioni sull'inceneritore e poi quelle sulle discariche. Bene, consigliere De Luca, quando si hanno responsabilità di governo, quando si aspira ad averle, non bisogna prendere in giro i cittadini anche al costo di rinunciare a qualche voto. Noi diciamo, diversamente da voi, che per chiudere il ciclo c'è bisogno del termovalorizzatore, ma anche in misura residuale delle discariche. E non può non sapere anche lei che l'obiettivo europeo di ridurre lo smaltimento in discarica a meno del 10% dei rifiuti prodotti non può essere raggiunto senza realizzare un inceneritore con recupero energetico, dove trattare la quota di rifiuti non recuperabili come materia. È quello che già si fa, nelle regioni del nord Italia, con amministrazioni sia di centrodestra che di centrosinistra, che smaltiscono in discarica quote di rifiuti pari a pochi punti percentuali rispetto a quelli prodotti. Lo hanno capito perfino i compagni di Roma, spero lo capiscono anche quelli del campo largo dell'Umbria. Il sistema nel suo complesso regge, una criticità potrebbe nascere per l'esaurimento delle crete, ma i rifiuti trovano spazio anche a Borgo Giglione o a Città di Castello, sempre che non vengano inceneriti a terra. Grazie assessore Morroni. Prego consigliere De Luca per la replica. Dal negazionismo climatico siamo passati al negazionismo della realtà. Ripeta insieme a me, assessore Morroni. Anno 2022, volumi disponibili 1.300.000, non vi posso indagare rispetto alle mie risposte, Presidente, perché sto parlando e sto rispondendo nel merito dell'interrogazione. 1.345.000 tonnellate, stia molto tranquillo perché nessuno le ha mandate di rispetto. 2023, 1.160.000 tonnellate, 2024, 975.000 tonnellate, 2025, 795.000 tonnellate, 2026 615.000 tonnellate, 2027 435.000 tonnellate, 2028, anno in cui doveva entrare in funzione il vostro tanto decantato inceneritore, 255.000 tonnellate, procrastinate di un anno. 2029, arriviamo al 1 gennaio 2029 con 75.000 tonnellate, in sei mesi voi avete bruciato e brucerete con questa procrastinazione la capacità residua e arriviamo a fine 2030 con meno 55.000 tonnellate, questa è matematica, voi neanche i calcoli siete in grado di fare, volete venire a insegnare a noi che cosa significa gestire i rifiuti. Vede, il problema è che se avete fatto il piano, ripeto, senza avere la capacità di fare questi conti, questa è la spiegazione anche del motivo per cui avete preso a riferimento il documento, ripeto, del 2007 per fare il piano finanziario. 2007, vorrei sapere se lei per costruire un appartamento prende a riferimento il prezziario regionale del 2007. No, non lo farebbe. Ma allora mi chiedo, per gli interessi dei cittadini umbri, perché voi, in maniera, ripeto, totalmente sottostimata, avete fatto queste scelte? Voi ci state portando all'emergenza rifiuti, ma noi la risolveremo, stia tranquillo, perché rifaremo immediatamente il piano rifiuti, risolveremo questo problema intervenendo subito e andando a ridurre il flusso di rifiuti immediatamente, facendo semplicemente non quello che avete fatto a Copenaghen, ma quello che è stato fatto a Terni, perché i cittadini ternani non sono migliori degli altri cittadini del resto dell'Umbria e siamo pienamente in grado di poter ridurre questo flusso. Grazie.